Amici di Scatta Impara, novità anche per Lightroom da dispositivo mobile. Qui a giugno infatti non si è aggiornato solo Lightroom per desktop e Lightroom Classic, ma anche Lightroom per dispositivo mobile, con una novità che può essere interessante, ovvero l'accesso diretto alla galleria delle tue foto senza necessità di importazione. Come sai, Lightroom, basato sul cloud, ha un catalogo in cloud e quindi prende le tue foto, se le carica nel cloud di Adobe, e questo ti permette non solo di editare le tue foto dal tuo dispositivo, ma di avere le tue foto in più dispositivi. Quindi normalmente era necessaria la cosiddetta importazione delle foto, cosa che ancora si fa ovviamente da PC, ovvero quell'operazione in cui selezionavi quelle foto da importare nell'ecosistema Lightroom. Oggi con questo cambiamento le cose sono leggermente diverse, ovvero Lightroom può accedere direttamente alla galleria del tuo telefono. Quindi cosa ti ritroverai? Ti ritroverai un'interfaccia che all'accesso di Lightroom ti propone tre sezioni: Galleria, Lightroom ed Esplora. Come puoi intuire, la novità sta proprio nella sezione Galleria, che ti permette di sfogliare direttamente il tuo telefono e accedere alle tue foto, cambiando anche cartella, andando a spulciare proprio nel tuo dispositivo. Mentre la scheda Lightroom è proprio il Lightroom a cui eri abituato prima, con gli album e le varie cartelle. La scheda Esplora invece riporta quello che era il Discovery, la possibilità di esplorare, di andare a conoscere altri creator come te che hanno condiviso il loro lavoro su il cloud di Adobe, e anche tu puoi condividere le tue elaborazioni. Anzi, ti invito a cercarmi. Ma quindi cosa consiste questa novità? Consiste che tu, attraverso la scheda Galleria, puoi sfogliare le tue foto, selezionare una foto e passare subito alla fase di editing. L'interfaccia di editing è poi standard, hai i tuoi controlli disponibili, in base ovviamente al fatto che tu abbia o meno l'abbonamento. Al termine dell'elaborazione, al di là delle solite opzioni di condivisione e di salvataggio sul dispositivo, nel momento in cui ritorni a sfogliare la galleria o a Lightroom, verrai avvisato che le modifiche che hai fatto sono salvate all'interno della sezione Lightroom. Cioè, cosa fa in soldoni Lightroom? Da dispositivo mobile toglie l'incombenza dell'importazione, e quindi nel momento in cui tu devi editare una o due foto che hai già i presenti in galleria, questa cosa ti velocizza molto, perché vai direttamente nella foto, la editi, nel momento in cui esci te la ritroverai nel tuo Lightroom, nell'album, tutte le foto. Starà ovviamente a te poi organizzarla in album diversi. Se tu ritornerai in galleria, vedrai che quelle foto che hai già importato attraverso questo sistema vengono contraddistinte da una piccola icona LR accanto. Questo significa che tua foto è già in libreria, e quindi un click su quell'immagine mantiene un link all'immagine editata, e quindi non andrai più a riaprire l'originale, ma andrai a aprire la versione elaborata. E da qui poi hai tutte le funzioni di Lightroom, quindi se necessiti per forza dell'originale puoi andare nelle versioni e ricostruire un po' la storia dell'editing. Allora, che te ne pare di questa novità? La sapevi? La conoscevi? Penso possa semplificare l'editing di foto da smartphone quando hai già una bella foto in galleria. Prova e fammi sapere. Noi, come sempre, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!